nelle prealpi venete l'uso della slitta da carico si perde nel tempo. È un mezzo tradizionale che i montanari chiamano con un nome scaturito dall'esperienza di una dura e rassegnata fatica, la croce. Per questa gente portare la croce è un lavoro consueto, un'attività giornaliera che si compie come le altre, senza parlare. Ma nel procedere sotto il peso c'è il segno di un'esistenza che si trascina senza prospettive, vincolata per sempre a una natura avara che non lascia eredità. E negli anni del tramonto, quando ormai la croce è un lavoro per i giovani, allora non rimane che voltare le spalle alla montagna, come lui, che ogni mattina all'alba lascia il paese per cercare in città quello che la sua terra ormai gli rifiuta. Un altro giorno di fatica, ancora un metro conteso alla salita che si fa sempre più aspra, con la croce che aumenta di peso a ogni istante e sega le spalle. Lentamente, giorno dopo giorno, generazioni e generazioni sono passate per questi impossibili sentieri, portando il loro peso come un'antica condanna. E sempre il deserto di pietra ha invitato alla resa a tornare indietro. Ma i passi di coloro che hanno preceduto nel silenzio del passato si sono fatti sangue e volontà per chi li segue nel tempo. Perché il destino del montanaro è quello di camminare. Camminare. Camminare fino alla morte. Pianura, le valli ancora addormentate, si allontanano sempre di più dietro le spalle del portatore e la vita dei paesi non è che un ricordo delle prime ore di marcia. Sulle giogaie silenziose tutto pare deserto. Ma c'è una vita intima, segreta, che si incontra all'improvviso come scaturita dalla terra e che sembra prossima a scomparire ingoiata dalle pieghe del monte. Sono i montanari che abitano i cascinali isolati e vivono come nomadi di ciò che la natura concede con parsimonia, stentatamente. Si muovono con la concentrata attenzione di chi è abituato a far tesoro di tutto ciò che trova, senza sprecare nulla. E passano come ombre destinate a rimanere indietro, a confondersi col terreno. Altri incontri a una quota sempre più alta, dove l'acqua dei nevai trova la via della luce tra crepacci e burroni. Sono incontri a ore e ore di distanza uno dall'altro e sempre più radi, più solitari. Il monte ormai non può offrire che poche lumache rimaste in letargo tra i sassi. E infine una figura conosciuta su queste montagne, il cercatore d'oro. La sua è una follia scaturita da una lunga solitudine e dove non ci sono che sassi, egli cerca con gelosa fissazione l'impossibile ricchezza che lo ripaghi degli stenti accumulati. Chiuso nella sua buia leggenda, egli rinnova il mito degli eroi che cercavano la fonte della giovinezza per risorgere a nuova vita. Il cammino non è ancora finito e qui si è soli. E la neve della vetta
è la labile testimone di una fatica che si consuma passo per passo, a un'altezza dove i millenni degli uomini premono intatti col loro peso. E finalmente il covone. 7 ore di marcia per caricare un quintale di fieno, lasciato qui di riserva in autunno prima di abbandonare i pascoli e scendere a valle. In alta montagna non è permesso riposare. Quassù il tempo cambia improvviso e da sereno può nascere repentina la tormenta a insidiare la via del ritorno. Anche per il vecchio montanaro è l'ora del ritorno. Per il portatore la croce ora è una slitta da tenere a freno, ma per lui è un ricordo di cui sente sempre il peso.